di base faccio il creativo, sono uno che lavora con le parole. La cosa triste di lavorare con le parole è che capisci che quando inizi a lavorare con le parole capisci che poi non servono un cazzo. Cioè che le parole nella vita non servono a niente, ti servono i fatti. Le parole non cambiano niente in assoluto. Se io dico a lui stronzo, a lui non è cambiato niente, ma in assoluto. Se invece io passo ai fatti, cioè lo porto di là, lo uccido, lo cucino, lo mangio e lo cago, divento uno stronzo, ma gli è cambiata la vita. Cioè la differenza tra parole e fatti è proprio questa. Secondo me, per esempio, anche risolveremmo tantissimi problemi usando le parole giuste. A me l'altra volta è capitato, e questa è una storia vera, mi è capitato, c'era una riunione politica e c'erano questi politici che parlavano del futuro dell'Italia, tutte cose abbastanza interessanti, e a un certo punto si è alzata una ragazza e ha detto: ma qui non c'è nessuna donna tra di voi, quindi la questione femminile. E allora si è alzato uno e ha detto: però questo che vuol dire che noi uomini non vi possiamo rappresentare? Hanno fatto 2 ore di rottura di coglioni sulla questione femminile, no? Senza pensare più all'argomento. Fossero stati più chiari con le parole, avrebbero subito risolto i problemi. Cioè, se la ragazza fosse salita di scena e avesse detto: oh raga, ma un po' di figa? Io non credo ci fosse stato un uomo a dire tutti là, a dire sì, un po' di figa ci sta sempre. Cioè, noi risolviamo tutti i problemi con le parole, cioè anche la questione vaccini è una questione di parole, perché quando descriviamo le malattie a cui dobbiamo vaccinarci, sono tutti, se ci pensate i nomi, sono tutti divertentissimi. Cioè sono malattie che servono a far credere ai bambini che non stanno per morire, giusto? E quindi che hai il morbillo, amore, la varicella e gli orecchioni, che bello! In realtà non è vero, cioè gli orecchioni sono un'infiammazione alle ghiandole che agli uomini causa l'infiammazione delle palle fino all'orchite. Sapete come si risolve la questione dei vaccini? Cambia nome, invece di orecchioni, esplodi palle. Cioè, secondo te, se uno dice: guarda, c'hai gli orecchioni, te ne fotti, ma se uno viene e dice: guarda, ti sparano i coglioni in cielo, quello se lo fa da solo. Le parole risolvono, veramente risolvono tantissime cose, ma anche, cioè, parole, secondo me, la generazione di millennials sono la generazione più rivoluzionaria del mondo, della storia dell'umanità, perché ha inventato una parola che noi abbiamo inseguito per millenni, che è scopamici. Cioè, io non so voi, ma io la prima volta che ho sentito scopamici ho avuto la sensazione che l'avevo sulla punta della lingua da tutta la vita. La cosa, cioè, che tipo, è presente al liceo quando le tue compagne ti dicevano: ma tu esattamente da me che vuoi? E tu no, cioè io appena l'ho sentito chiamavo le mie compagne del liceo dicendo: ci ho messo tempo ma lo so adesso.